Cristo Gesù, morto in croce per manifestare la divina misericordia di Dio, abbi pietà di noi. Signore Gesù, manifestato nella gloria sua, per illuminare il nostro cammino con la luce della risurrezione, abbi pietà di noi. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito perché possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vivere in un modello dato allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, poi Abramo stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Salve responsoriale. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Camminerò alla presenza del Signore. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Camminerò alla presenza del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà?
Gesù Cristo è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo!» E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Ecco, celebriamo la seconda domenica di Quaresima e, come ho detto domenica scorsa, le prime 2 domeniche della Quaresima sono caratterizzate dalle stesse tematiche tutti gli anni: le tentazioni e la seconda domenica la trasfigurazione, quest'anno secondo la versione di Marco. Ma perché si deve leggere il Vangelo della trasfigurazione nella seconda domenica di Quaresima? Ecco, che necessità abbiamo di ascoltare questo brano di Vangelo che in realtà parla della gloria di Gesù, la glorificazione, e in un momento in cui facciamo un cammino penitenziale? Bene, poiché le prime 2 domeniche sono indicative di un cammino, ecco che sono necessarie perché appunto danno una indicazione. Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li porta sul monte alto, dice Marco. Ecco, non vanno certo a fare una gita in montagna, ma li porta a fare un'esperienza. Ora, teniamo conto che in Palestina di montagne alte non esistono, ma proprio manco a pagarle. Ecco, per cui uno dice, ma perché Marco dice che bisogna portare su questo monte alto perché non manco non esistono le montagne alte? Perché in realtà la montagna nella Bibbia è una esperienza spirituale, chiamo così. Avete sentito la prima lettura, Abramo che porta Isacco sul monte, Mosè dove riceve il tavolo? Sul monte. Elia dove parla con il Signore? Sul monte. E ogni volta che c'è qualche cosa di spiritualmente elevato, alto,
fatto e si parla di un monte, guarda un po'. Ma vedete che Marco non dà un'indicazione topografica, non dice aprite la cartina e vedete che la trovate. È un luogo spirituale. Allora Gesù avrebbe potuto essere anche la trasfigurazione, Gesù magari si è trasfigurato vicino al mare, ma non è questo che ci interessa e che interessa Marco. Interessa dire questo: Gesù prende questi suoi apostoli e gli fa fare un'esperienza alta di fede, alta, un cammino che ha un valore grande. Ecco perché dice qualcosa di elevato, ed è il cammino della Quaresima. Capite perché è importante che ci sia questo brano di Vangelo oggi? Che cos'è la Quaresima se non il desiderio di Gesù di farci fare un buon cammino, non terra a terra, minimo minimo, minimo indispensabile, no, che brutto, ma sì, questi qua tanto, più di tanto non possono fare. Pensate se uno pensasse così, dice: ma che considerazione ha di noi Gesù? No, anzi, ha una considerazione alta il Signore di noi, e proprio perché ce l'ha grande, ci porta a fare esperienze grandi. Semmai siamo noi che diciamo no Signore e ci abbassiamo, ma Gesù vuole fare di noi esperienze profondamente grandi. Allora ecco il cammino della Quaresima, esperienze profondamente grandi, e dice Marco, li conduce. Ora, non è mai, l'iniziativa non è partita da Pietro, Giacomo e Giovanni, l'iniziativa è sempre di Gesù. E allora vivere il cammino della Quaresima vuol dire appunto lasciarci condurre da Gesù stesso. Lui ci fa fare un cammino buono. E dice Marco, in disparte loro soli. Qui parla della fede. Ora, se io dovessi chiedere che cos'è la fede, cos'è la fede? Cos'è la fede? Cos'è la fede? E la fede è questa esperienza con Gesù, è un incontro, guardate che bello, un incontro. Poi uno stai a pensare, chissà, tutti i discorsi, perché poi quando uno fa le domande passano, ma adesso possiamo qualche risposta teologica. No, è un incontro. Hai incontrato Gesù, hai fatto esperienza di fede, guarda un po'. Ecco, per cui quando uno mi dice, mi è capitato di sentire qualcuno che mi dicesse nei miei anni di sacerdozio, ecco, ma sa, ho perso la fede, io sul momento non poi ho dovuto rispondergli, ma secondo me tu non l'hai mai avuta la fede. Ma che cos'è se tu hai avuto l'incontro? Ma se io ho incontrato qualcuno, e come faccio a dire che non è vero che l'ho incontrato? Cioè, mento a me stesso? Allora lì affronto una fede, semmai posso dire l'ho incontrato e non mi interessa più incontrarlo, allora un altro discorso, non è che l'hai persa, l'hai cacciata. Allora, capite, la fede è un incontro, e qui è la bellezza, perché se io l'ho incontrato il Signore, ma veramente l'ho incontrato, ecco, ho fatto esperienza con Lui, e questo in disparte, loro soli. La Quaresima ci chiede in fondo questa esperienza. Allora poi sta a noi dire: Signore, io desidero stare un po' con te, stare con te meglio, stare con te un po', stare con te. Desidero questo, desidero fare questo incontro che noi chiamiamo fede. Ecco, desidero essere condotto. Qui inizia la trasfigurazione. Tant'è che appena dopo, lo dice il Vangelo, fu trasfigurato, appena dopo questo passaggio. Ma perché? Perché se è vero che la fede è questo incontro con Lui, è altrettanto vero che da questo incontro io personalmente cambio. Ma non cambio, la parola trasfigurazione vuol dire cambiamento di immagine, ma non è che cambio la fisionomia, cambio dentro. Allora sono davvero trasfigurato, e faccio un esempio molto chiaro di cosa vuol dire, ecco questo. Tante volte noi parliamo della carità, dell'amore al prossimo, e rischiamo di cadere un po' nella retorica del dire, no? Cioè, vedo queste cose qua un po'.
Ma in realtà, se uno è realmente trasfigurato dentro, è cambiato dentro perché ha avuto un incontro con il Signore, ma come fa a non vivere nella realtà questo? Come è possibile che questo non avvenga? È impossibile. Faccio un altro esempio di come Gesù in realtà ci chiede, ci conduce a un cambiamento, una trasfigurazione di pensiero anche. In questi giorni abbiamo ascoltato tutti queste fratelli cristiani, ecco, che sono adesso rinchiusi in questa moschea, non so che fine faranno. E parlando con qualcuno cristiano, e mi dice: ah, dovremmo fare anche, poi si parla di plurale sempre, no? Dovremmo fare anche noi le stesse cose. Vedo che però vedete come il pensiero basso, il rischio che rimanga. E allora Gesù ci vuol fare un passo in più, ecco il monte alto, il pensiero alto, nuovo, grande, perché se no uno viaggia a terra, ecco, col dente per dente, l'occhio per occhio, va bene, buona cosa. Ecco, per cui, ma capite che concretamente dove sta la trasfigurazione? Perché poi se uno pensa che Gesù li ha portati a vedere le nuvole, ecco, la trasfigurazione sta in questo. Pensate se solo nel pensiero questo, ecco, uno fosse trasfigurato, lì c'è l'incontro con Gesù. E allora l'amore al prossimo, tutte queste belle parole, ecco, che appunto non sono belle parole, ma sono in realtà azioni concrete che nascono da questo incontro con Lui. Capite com'è necessario che il Signore ci conduca e ci faccia fare un bel cammino in montagna? Perché ne abbiamo bisogno. E allora dobbiamo chiedere al Signore questa grazia. Signore, oggi parli della tua trasfigurazione, io ho bisogno di fare questo cammino con te perché devo essere trasfigurato io dentro, ho necessità di questo, voglio fare un cammino con te, ma voglio fare un cammino elevato, da piattume, elevato, perché questo desideri da noi. E tra l'altro, parlando di elevatura, fra un po' io nella messa farò un'esortazione nella liturgia e tutti noi risponderemo: in alto i nostri cuori, e tutti risponderemo: sono rivolti al Signore. Signore, ti prego, fa che ogni volta che sentiamo questa esortazione della liturgia, vedete com'è, ecco, veramente, in cui ci chiedi che i nostri cuori siano in alto. Ti prego, Signore Gesù, fa che siano realmente rivolti a te.
ascoltaci, oh Signore. Per il Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti e gli altri, che sappiano coltivare l'intensa preghiera e favoriscono una fecondazione apostolica. Preghiamo. Per la tua divinità, ascoltaci, Signore. Per le istituzioni civili e militari, perché sappiano riconoscere in ogni uomo la dignità e decidano di agire secondo giustizia. Perché il figlio di Dio non viene noi a portare la morte per la salvezza di tutti gli uomini. Preghiamo. Per la tua divinità, ascoltaci, Signore. Per gli uomini e le donne del nostro tempo, perché rispondano il volere di Dio, anche quando la fede va cieca. Preghiamo. Per la tua divinità, ascoltaci, Signore. Per noi qui riuniti attorno all'altare, perché riconosciamo la tua divinità nel pane del Cristo, pane del cammino e farlo per l'immortalità. Preghiamo. Per la tua divinità, ascoltaci, Signore. Tu, padre di messa bontà, le preghiere che ti abbiamo rivolto ci donino la speranza cristiana e la forza per cooperare al tuo disegno di salvezza per l'umanità. Per Cristo nostro Signore. Amen.
santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
volesse partecipare, ci siete dentro, volesse partecipare a Via Crucis, allora è 21 nella chiesa però di Zinasco. Il Signore sia con voi.